gridate, 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 stai a me che me ne importa. E parlate, parlate. Una domanda legata all'attualità. Secondo l'economista Giulio Sapelli, esiste una dicotomia di poteri forti, che non sono più destra e sinistra, bensì potere finanziario e industria della guerra, più tradizionalista, con forti interessi e in una certa misura sganciato dalla finanza stessa. Secondo lei, questi rigurgiti periodici di attacchi e di guerre imperialiste, a cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo, possono in qualche misura rappresentare la via che ha l'industria della guerra di presentare il proprio conto rispetto alla finanza? Sì, questo modo di impostare il problema mi sembra plausibile e potrebbe essere accettato. Io personalmente ho tuttavia un'altra spiegazione che è la seguente. Prima dicevo che il capitalismo funzionante a pieno regime di fatto non ha bisogno più della coercizione politica e della violenza nella sua forma tradizionale dell'estetica dei supplizi, no? Perché appunto si regge esattamente su un impadronimento delle anime ancora prima che dei corpi. Cioè non c'è il bisogno di coartare i corpi a fare una cosa quando le loro anime sono già conquistate dal capitale e accettano passivamente, senza ritorno di fiamma rossa, ciò che il capitale impone. Ed è la situazione oggi purtroppo dominante su tutto il giro d'orizzonte in Europa, in cui vengono fatti oggetto di violenza verbale solo per ora, per fortuna, non già i banchieri e la finanza, ma coloro che propongono di uscire dall'euro e di ritornare al garantimento dello Stato sociale. E tuttavia il capitale torna a grondare sangue dalla testa ai piedi, come dice Marx, quando incontra delle resistenze lungo il proprio cammino, quando cioè si imbatte in popoli e stati che non si piegano alla forma merce, che non si piegano alla globalizzazione. Questo è il pudico nome che abbiamo dato oggi all'imperialismo, no? L'imperialismo detto pudicamente globalizzazione, che vuol dire di fatto l'imposizione al mondo intero del codice della forma merce e della libertà declinata come libertà neoliberale. E allora abbiamo dei rigurgiti, ma che rigurgiti non sono, dei ritorni alla violenza nelle sue forme tradizionali. Questo è il punto fondamentale. Il capitalismo, quando può funzionare solo in forma economica, lo fa a pieno regime, Europa, eurocrazia, violenza economica, debito, credito e così via, in cui il vecchio ultimatum politico cede il passo all'ultimatum dello spread, 48 ore per adeguarsi ai ritmi della finanza, no? Il vecchio ultimatum politico ha cambiato forma, no? Non c'è più il carro armato, c'è lo spread. La Germania non aggredisce più i popoli col carro armato, ma lo fa con le ingiunzioni economiche. Questo è il punto, la violenza capitalista. Ma poi, quando incontra aree del mondo in cui vi è resistenza, il capitalismo torna a farsi politico. E qui allora sta l'apparente paradosso tipico del nostro tempo, che è quello per cui, per un verso, vengono dichiarati superati gli stati nazionali e primato del politico sull'economico, alla invece finanziarizzazione globale con rimozione del potere politico sull'economia, questa è l'essenza della globalizzazione, e quando però appunto vi è la necessità di agire politicamente contro gli stati che resistono, allora l'economia torna a farsi politica e lo fa tramite l'impero statunitense. Gli Stati Uniti oggi, per un verso, non a caso proclamano illegittimi tutti gli stati che resistono alla globalizzazione e poi assolutizzano se stesso come unico stato legittimo, no? C'è il famoso discorso di Clinton del 97 in cui diceva che gli Stati Uniti sono l'unico stato e l'unico popolo indispensabile, no? Parole che dovrebbero far rabbrividire, no? E che permettono di capire le politiche a noi più vicine degli ultimi anni. Ciò detto, questo discorso permette di fare ampie divagazioni, mi limiterò a fare alcuni accenni. Dal 1989 siamo entrati nella quarta guerra mondiale. Le prime due tutti sanno quali sono, la terza è la guerra fredda, appunto secondo il principio cuius regio eius economia, no? Il conflitto, la guerra fredda che pure aveva i suoi punti caldi, e il quarto conflitto mondiale è quello che si apre all'indomani del crollo del colosso sovietico, quando cioè gli Stati
Stati Uniti, vincitori della guerra fredda, hanno dichiarato guerra a tutte le aree del mondo che non si piegano al suo dominio, cioè appunto gli stati che resistono. Questo ci permette di leggere quella serie interminabile di conflitti avviatisi all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica. Iraq 91, Kosovo 99, poi l'Afghanistan, di nuovo l'Iraq, la Libia e adesso la Siria prossimamente. No, è sempre lo stesso dispositivo, no? Dove appunto, anche qui a livello di ideologia, è incredibile che sia sempre la stessa commedia che si ripete, no? C'è il dittatore terribile, nuovo Hitler, no? Milosevic, nuovo Hitler, Saddam, nuovo Hitler, Gheddafi, nuovo Hitler, e ora Assad, nuovo Hitler. Poi c'è il popolo mediaticamente unito che lotta contro il dittatore, ma non riesce ad abbatterlo, e poi, dulcis in fundo, arriva l'intervento americano, il bombardamento etico, che libera il popolo e uccide in forme spesso grossolane e volgari il nuovo Hitler, Saddam, vedi Saddam Hussein e Gheddafi, no? Con un patetico coro mediatico a destra come a sinistra che inneggia l'operazione criminale. Ora, la reduzione ad Hitlerum, cioè la riduzione del dittatore di turno a nuovo Hitler, è ideologicamente ripugnante e al tempo stesso funzione espressiva del cosmo capitalistico contemporaneo. Perché ridurre a Hitler il dittatore di turno significa legittimare il modello Hiroshima. Dove c'è un Hitler, lì deve esserci un Hiroshima, lì deve esserci un bombardamento. Qui questo punto ci costringerebbe a tornare sul fenomeno politicamente forse più importante di tutto il Novecento, che in una frase potremmo così compendiare. Ci siamo giustamente pentiti di Auschwitz e dei Gulag, ma non di Hiroshima e Nagasaki. Quello è il primo gesto della guerra fredda. L'ultimo gesto della seconda guerra mondiale è il primo gesto della guerra fredda. Cosa vuol dire che non ci siamo pentiti rispetto a Hiroshima? Vuol dire che può tornare a ripetersi nella storia, evidentemente. No? Ecco appunto la funzione di trovare sempre nuovi che rendano necessaria la riattivazione del modello Hiroshima, cioè il bombardamento etico come male necessario. Se vi sembra che sia eccessivo il mio discorso, esagerato, riguardatevi il discorso che fece qualche anno fa, lo trovate anche su internet, il segretario di Stato americano in riferimento ai bombardamenti dell'Iraq del 91, quando lo fece questo discorso nel 96, mi pare, nel 96, quando intervistata dalla giornalista che timidamente le diceva: ma accidenti, 500.000 bambini morti in Iraq sono più che a Hiroshima, lei rispose testualmente: è un male necessario, ma ne valeva la pena, no? Ne valeva la pena. Ora, al di là del fatto che non può esistere con buona pace di Costei un male che giustifichi l'uccisione di 500.000 bambini, il modello è sempre quello, no? Il male necessario. Questo è il punto fondamentale. Il capitalismo torna ad agire in maniera imperialistica, nella sua forma classica, tutte le volte che incontra delle resistenze. Oggi, gli unici a resistere, nell'epoca in cui l'ideologia predica l'inutilità della resistenza, c'è anche un romanzo di qualche tempo fa, molto, che ha avuto ovviamente grande successo, che si intitola Resistere non serve a niente, no? Un programma ideologico incredibile. Nell'epoca in cui ci inculcano questa ideologia per cui resistere non serve a niente, e mai come oggi c'è stata una indisponibilità degli offesi rispetto al conflitto, il capitale, se non viene contrastato dal conflitto, si prende tutto, evidentemente, l'aveva già detto Marx, si prende totalmente la vita e il pensiero degli individui, se non c'è il conflitto. Ebbene, in questo scenario disarmante di assenza del conflitto, vediamo invece all'orizzonte degli stati che confliggono, che contrastano il capitale. Ora, facendo tutti distinguo del caso e senza mai giudicare in positivo la strutturazione interna di questi stati, che spesso sono deplorevoli, va riscontrato il fatto che resistono e che quindi smentiscono il teorema del resistere non serve a nulla e svolgono in qualche modo a livello simbolico il ruolo di equivalente funzionale di senso rispetto al comunismo defunto. Cioè ci insegnano che bisogna opporre resistenza al capitale anziché subirne passivamente gli attacchi. Ecco, è come se mettessero il piede nello stipite della porta prima che essa sia definitivamente chiusa e inizi quella che con la Turandot mi piace chiamare la lunga notte che non ha mattino.